Allora, grazie. Grazie intanto a tutti quanti di essere qui oggi con noi. Grazie a lei per aiutarci a esporre, come ha detto il Presidente, dopo tanti anni, questo rapporto FORMES, di cui siamo estremamente orgogliosi perché rappresenta una serie di cose fatte, concrete, che danno lustro non tanto a noi, quanto alla pubblica amministrazione italiana e ai nostri associati, che sono la nostra vera forza insieme alle competenze. Perché è vero che il FORMES è un centro di assistenza alle pubbliche amministrazioni, ma se lo vediamo dal punto di vista dei soft, allora dobbiamo dire che è un centro di competenze straordinarie nei nostri dipendenti, nei nostri capi progetto, in tutte le persone che vanno sui territori, lo vedremo adesso dettagliatamente, e che dal centro e dalle sedi decentrate, supportano i nostri, competenti, consulenti e dipendenti sui territori. Quindi, se dovessi definire il Formes, che cos'è? Direi è competenza. Veniamo invece più nel dettaglio. Dicevo, il valore del Formes, la forza del Formes è data dai nostri associati. I nostri associati hanno avuto un andamento, lo vedete molto bene da questa slide, straordinario negli ultimi anni. Se partiamo dal 2018 e arriviamo a quest'anno, nel 2023, abbiamo che da 15 associati siamo arrivati a 62. Quindi abbiamo che le amministrazioni associate sono quadruplicate. E questo è senza dubbio una buona notizia, perché testimonia la utilità di associarsi al Formes, riconosciuta da amministrazioni che hanno visto un'evoluzione molto importante, lo vedete in questa slide, perché il Formes è partito soltanto con alcune amministrazioni, prevalentemente nel centro-sud, e poi invece si è esteso in tutto il territorio italiano e partendo da amministrazioni territoriali, poi invece si è esteso anche a quelle centrali. Vediamo che abbiamo fra i nostri associati Ministero, Difesa, Economia e Finanze, Infrastrutture, Interno, Istruzione e Merito, Salute, Ambiente, Turismo, Università e Ricerca. Non le leggerò tutte, ma per esempio per le altre amministrazioni centrali, cito la Corte dei Conti, l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia per la Cyber Security Nazionale. Ha una leggenda. Nella slide vedete alcune in grassetto, alcune non. Quelle in grassetto sono quelle entrate solo nell'ultimo anno 2022, quelle in grassetto corsivo già nel 2023. E poi abbiamo 13 regioni, compresa poi la provincia autonoma di Bolzano e Alto Adige, 8 città metropolitane, 13 comuni. Gli ultimi arrivati sono la regione Abruzzo, la regione Liguria, nel 23 è entrata già la regione Lazio, e fra gli ultimi arrivati sempre per i comuni Napoli e Pisa. Ecco, questo ci fa particolarmente piacere perché testimonia il grande radicamento territoriale del Formes e il fatto che l'istituto è assolutamente in linea con l'attività che sta portando avanti il ministro Zangrillo di ascolto dei territori. Facciamo semplice l'Italia, no? Una bellissima iniziativa che stiamo supportando anche noi, insieme ovviamente aiutando sempre il Dipartimento, e ringrazio Cecilia Macelli e Saura Angeletti di essere qui oggi con noi, e sempre dicevo col Dipartimento, ma anche insieme alla SNA, insieme all'Agid, insieme a Invitalia, insieme a Union Camere. Cioè, è un'attività di ascolto costante la nostra, perché siamo costantemente a supporto dei territori. E lunedì prossimo do appuntamento a tutti quanti a seguire l'evento che farà il ministro appunto all'Aquila, proprio in linea con questo progetto. Altro tema è che cosa facciamo, andando un pochino più in dettaglio. Allora, possiamo definire la nostra attività su tre filoni principali. Uno è la consulenza e la formazione integrata, uno è l'assistenza tecnica e infine, last but not least, dicono gli inglesi, è l'attività legata alle procedure concorsuali. Allora, per quanto riguarda l'attività di consulenza e formazione integrata e di assistenza tecnica, se vogliamo, sono attività forse anche più consolidate anche negli ultimi anni, che comunque complessivamente, insieme all'attività legata alle procedure concorsuali, hanno visto dal 2020 al 2022 un aumento dei ricavi totali di Formes del 182%. Quindi dobbiamo dire che l'istituto è in ottima salute, ma soprattutto, ripeto, noi la dobbiamo vedere da un altro punto di vista, perché noi siamo una società in-house del Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi i ricavi non sono tanto importanti in quanto ricavi, perché non siamo una società privata, o meglio,
abbiamo una natura giuridica privata, ma non lo siamo, nel senso che non siamo a caccia di ricavi. Noi vogliamo essere utili al Paese, vogliamo essere utili alla pubblica amministrazione italiana. Ecco, allora, se i servizi che noi eroghiamo hanno avuto dal 2020 al 2022 un incremento del 182%, vuol dire che questa utilità ci è riconosciuta da tutto il territorio. E questo penso che sia il miglior lascito che si può dare ad un annual report che definisce quali sono i risultati raggiunti da questo istituto. Specificatamente per quanto riguarda le procedure concorsuali, mi fa piacere darvi un numero perché è comunque un tema come dire, molto dibattuto, molto caldo, e quindi al di là delle procedure concorsuali che sono evidenziate nel report, mi fa piacere dirvi che ad oggi, quindi 31 di gennaio, diciamo, 2023, noi abbiamo già per l'anno in corso attive fra attività RIPAM e non RIPAM, sapete le attività che seguiamo direttamente col Dipartimento della Funzione Pubblica, 49 bandi per un totale di circa 1,5 milioni di candidature e per 31.280 posti messi a concorso. Quindi vediamo bene che anche questo dato ci sembra estremamente in linea anche con le dichiarazioni fatte dal Ministro rispetto alle assunzioni che si prevedono nella PA quest'anno. Infine, e poi lascio la parola al Presidente e non rubo altro tempo, che cosa è stato fatto? Diciamo, guardiamo un pochino, facciamo una porta girevole, guardiamo anche l'interno, perché dicevo la nostra forza sono le nostre competenze, che sono competenze che vanno sul territorio, e le competenze anche all'interno che rendono la struttura in grado di supportare questo grande sforzo di supporto alle amministrazioni. Ecco che allora abbiamo che nel 2021, a giugno 2021, il decreto legge 80 ha fatto un riordino del Formes, ha rilanciato il Formes che veniva fuori da un periodo insomma, precedente che aveva visto un commissariamento, quindi un blocco sostanzialmente delle attività inevitabilmente, e il ministro Brunetta, che ringrazio per il supporto dato al Formes nel suo rilancio, ha voluto fortemente rafforzare le competenze di Formes, quindi ha previsto che aumentassero le competenze in capo a Formes, per esempio a supporto del PNRR, e per questo, ma anche per quanto riguarda i processi di digitalizzazione, ma anche per quanto riguarda le attività di studio e ricerca, che in qualche modo sono poi quelle che grazie al nostro centro studi, e mi sia permesso di ringraziare Vincenzo Testa del lavoro fatto, grazie all'attività del centro studi, dicevo, proprio oggi andiamo a presentare. E quindi, dicevo, questo ha portato necessariamente anche al nostro interno a fare una serie di attività importanti per rendere più efficiente anche la macchina al nostro interno. Quindi siamo andati nella definizione di una nuova macrostruttura organizzativa dell'istituto con una serie di rinnovati ovviamente procedure semplificate, regolamenti, e in particolare anche con una valorizzazione molto forte dell'attività di produzione, prevedendo un vice direttore generale alla produzione, perché era veramente importante porre l'accento sui servizi che noi facciamo sul territorio, e mi fa piacere vedere oggi fra di voi anche Valeria Spagnolo, che è stata fino a poco fa, quando è andata in quiescenza, il nostro vice direttore generale alla produzione. Poi abbiamo rivisto tutto il sistema per obiettivi, anche questo in linea assolutamente con quelle che sono insomma, i valori che anche l'attuale ministro Zangrillo vuole trasmettere alla pubblica amministrazione italiana, cioè l'importanza del merito, l'importanza di misurare i risultati sulla base di obiettivi certi. È una battaglia che va avanti dal decreto legislativo 29, vedo Scognamiglio in aula, l'abbiamo fatta di strada su questo, ma sicuramente tutto questo è un percorso che non ha fine, il miglioramento è continuo, e noi come Formes lo vogliamo portare avanti all'esterno e all'interno. Dico altri due punti che abbiamo portato avanti in questo anno, che sono il contratto collettivo nazionale di lavoro, e questo mi fa particolarmente piacere, e ringrazio in contumacia anche le organizzazioni sindacali di Formes che hanno collaborato attivamente. Abbiamo fatto riunioni per 9 mesi tutti i giovedì, tutto il giorno, per riuscire a finire, perché il Formes ha un proprio contratto collettivo di lavoro ed era dal 2007 che non veniva fatto. 28 riunioni.
28, ah, tu sei esatto, ovviamente. Ah, vabbè, il presidente è non a caso il presidente, io sono il direttore generale, è più sul pezzo di me. E quindi sì, 28 riunioni, ma pensate che per quanto riguarda il disciplinare, si faceva riferimento in quel contratto a un disciplinare che faceva riferimento al 1967. Quindi, cioè, il lavoro era tanto da fare, ma l'abbiamo fatto, l'abbiamo portato avanti insieme, un'ottima squadra che sta lavorando con grande determinazione. Finisco con il potenziamento dell'organico che ha portato alla necessità ovviamente di adeguare l'organico agli aumenti di attività che abbiamo prima detto. Quindi sono stati assunti 5 nuovi dirigenti, 47 dipendenti, è stato anche portato avanti un processo di rinnovamento delle sedi, soprattutto le sedi territoriali. Noi abbiamo due sedi, una a Napoli e una a Cagliari, stiamo lavorando sulla sede di Cagliari e abbiamo inaugurato da poco, da pochissimo, a fine anno, la sede di Napoli. Io penso che occupandomi di pubblica amministrazione da ormai 25 anni, ci sia molta pubblica amministrazione efficiente ed eccellente in Italia. Il tema è che purtroppo quello che fa notizia e vale per tutto, tant'è vero che il Corriere della Sera ha dovuto fare un certo buone notizie, certo, perché le buone notizie non fanno notizia, no? Quello che fa notizia poi è il caso negativo e allora su quello poi si rincorre come dire una racconto, una narrazione negativa. Quindi io auspico che in prima serata su una delle reti pubbliche si possa fare un bel premio per la pubblica amministrazione efficiente, perché contribuirebbe a fare quel lavoro che diceva il Presidente, cioè di una narrazione positiva della pubblica amministrazione. Ci sono persone che hanno lavorato anche in pandemia da casa senza tener conto di orari di servizio, portando avanti il Paese, consentendo al Paese di gestire all'epoca la pandemia e di raggiungere gli obiettivi, adesso per esempio col PNRR. Cioè si sta facendo un lavoro veramente straordinario e la pubblica amministrazione italiana è piena di dirigenti e di funzionari straordinari che fanno tantissimo, ma quelli non fanno notizia, fa notizia il resto. Dopodiché è chiaro che tantissime cose vanno migliorate, però lo si sta facendo molto spesso. Poi per carità il processo di miglioramento, l'abbiamo detto, è continuo. Ma io propongo di fare un buone notizie della pubblica amministrazione al Corriere della Sera, visto che è qua, perché così anche quelle possono essere diffuse al grande pubblico. Io con questo ho finito, lascio la parola al Presidente, certo che continueremo in questo processo di rinnovamento, di change costante e continuo. Grazie. Grazie infinite.